Oggi lei ha vissuto la massima espressione della sua democrazia con le elezioni del presidente e di tutto il comitato nazionale, degli ufficiali di gara. È stato un momento bello perché è stato un momento di confronto, di verifica, di scambio, come la democrazia di fatto propone, quindi uno scambio leale, a mente sgombra, in cui tutti hanno cercato di dare il loro contributo per migliorare questa associazione, sia dal punto di vista appunto associativo e sia dal punto di vista tecnico. Il domani è già oggi e quindi dobbiamo pensare soprattutto ai ragazzi che scendono in campo nei terreni più sperduti della nostra penisola, dei terreni sterrati, dove si arbitra ancora da soli e devono avere una formazione adeguata. A questo ci teniamo particolarmente perché il futuro è fatto soprattutto di formazione. Mi si dice che la formazione costa, ma l'ignoranza costa ancora di più e la pagano tutti, la pagano soprattutto gli ultimi. E quindi dobbiamo formare questi ragazzi, dobbiamo chiederci chi forma i formatori e dobbiamo soprattutto mettere insieme le energie del territorio, dei presidenti di sezione, per cercare di parlare tutti la stessa lingua. Quello che ci dobbiamo sforzare di realizzare è sicuramente una condivisione maggiore, una trasparenza maggiore. Trasparenza vuol dire che tutti gli arbitri devono ricevere i voti, le relazioni, anche quelle degli OT, degli organi tecnici. Trasparenza vuol dire condivisione, trasparenza vuol dire anche che in tutto ciò che facciamo dobbiamo essere nuovi e diversi, dobbiamo essere noi per primi nuovi e diversi per fare delle cose nuove e diverse. E quindi dobbiamo dare spazio alla comunicazione, dobbiamo dare spazio alla tecnologia e all'innovazione. Mi è sembrato di ritornare ad arbitrare la prima partita su un terreno sterrato di periferia del settore giovanile. La stessa emozione e lo stesso senso di responsabilità. In pochi attimi, in un ambiente ostile, bisogna prendere una decisione e assumersi la responsabilità di questa decisione. Questo capita ad un arbitro e questo non capita o non deve capitare a un dirigente che ha tutto il tempo per prendere delle decisioni, possibilmente non da solo.